Si sta imponendo veramente in maniera prepotente. Ehi, bentornati. Per la seconda volta, ecco qua degli album provenienti direttamente dalla Corea, solo che in questo caso non me li ha portati Alvi. E vi dico, non è andato tutto bene, non con questo ordine, anzi vi lascio l'account della ragazza che me li ha presi, ma con un altro ordine. Infatti avrei dovuto avere una miniv così ma gigante, più una piccolina, più un portachiavino, ma la ragazza ha deciso di truffarmi. Detto questo, passiamo alla parte bella, l'unboxing. Tecnicamente avrei dovuto unboxare due album, ma la ragazza me ne ha presi tre in maniera che io avessi il set. Non ho ben capito perché. Inizialmente, infatti, pensavo che fossero tre versioni, anche se ne avevo viste due. Poi, vabbè, comunque ho due versioni di questo qua. E uno di questi due probabilmente andrà a una mia amica senza inclusion perché sono ingorda. Perché l'ho ordinato in Corea e non da Stardust? Per queste, ragazzi. Per le photocard del Lucky Draw, perché dato che c'ero e stavo prendendo le miniv, ho visto che lei faceva anche l'evento del Lucky Draw da Soundwave e allora le ho detto: senti, perché non prendi anche me gli album degli Zero Base One e mi prendi le photocard del Lucky Draw? È andata così. Vi ricordo comunque che senza andarvi a incasinare Corea, questo, quell'altro, potete trovare l'album da Stardust. Allora, questi appaiono già. Eccoli qua. Iniziamo da questo qua un po' più scuro. Che è stralucido. Allora, qua lo vedete un po' di più. Vedete, tecnicamente la parte in cima è scura, però se voi scaldate, niente, o nonostante il caldo infinito, non ho comunque le mani abbastanza calde. Comunque userò il phon. Ta-da! Guardate la differenza. Ah, ok, sono idiota. Probabilmente se avessi riscaldato direttamente senza usare la copertina sarei riuscita subito. Come sempre dell'album vi farò vedere le mie foto preferite. Ah, non andiamo in ordine di età, infatti iniziamo da Hanbin. Wow, guardate qua Jiung. Ah, raga, sta diventando uno dei miei membri preferiti. Con gli Zero Base One ho grosse difficoltà per quanto riguarda i bias. Tecnicamente all'inizio era Matthew insieme a Ricky. Però più passa il tempo più diventano tipo tutti ed è stato così per tutto il programma. Io infatti ero stra in crisi perché dicevo io come faccio a rinunciare a uno di loro? Poi però comunque a qualcuno ho dovuto rinunciare perché questa è la prima volta che in un survival show arrivano alla fine persone così tanto capaci, così tanto simpatiche. E infatti per alcuni di loro ci sarà una seconda chance. Faranno infatti un gruppo progetto, gli Even, con alcuni dei membri scartati. Eccolo qua, Matthew, che patatino! Tere. Andiamo un po' a Ricky. Oh, eccolo qua! Con tanto di tatuaggio, role model nel photobook, aiuto! Eccolo qua, il nostro rompiscatolino Kyuvin. Raga, io ve lo dico, Gonuk secondo me diventerà veramente pericoloso col passare del tempo, ve lo dico. E ecco qui uno dei mannè più teneri della storia. Oh, che bella questa cosa qua delle lyrics. Abbiamo un po' come nella copertina iniziale, una cosa trasparente. C'è anche la durata della canzone. Oltre alle lyrics ci sono i credits. Molto carino. E lo abbiamo per tutte le canzoni, guardate. Eccolo qua. Raga, ma lo sapete che hanno fatto veramente un crimine nei suoi confronti? Gli hanno toccato le sopracciglia, gliele hanno fatte finissime, ma come si sono permessi? A me questa cosa piace veramente tanto. Guardate qui che sorriso e faccetta da schiaffi. Poi abbiamo tipo una subunit. Ok, ecco qua che ci presenta tutti i membri. E questo qua invece è il solo di Hao. Infatti, chi arrivava primo a Boys Planet non solo sarebbe stato il center del gruppo, ma avrebbe avuto anche il suo solo all'interno dell'album di debutto. Vediamo in fondo se ci sono tutti insieme. Abbiamo questo e li abbiamo insieme per, diciamo, subunit, che poi non sono proprio subunit, però per gruppetti. Eccoli qui tutti insieme. Intanto prendo da qui anche le inclusion. Come vedete, in questo caso le inclusion sono due bei pacchetti. Perfetto, tra l'altro, in questo modo perché così nessuno può prendere niente e non si perde nulla. Vediamo un po'. Allora, iniziamo da questo che credo forse sia il poster. Sì. Oh, eccoli qua tutti insieme. Quindi questo mi sa che è doppio. Perfetto, quindi vuol dire che quella persona a cui lo regalerò avrà la sua inclusion.
Guardate che carino. Ok, sì, sono contenta, almeno qualcosa le arriva. Questa cosa non la sapevo e non ero per nulla sicura, ma quindi anche se prendi a un pop-up store, quindi non è un pre-order, tecnicamente i pre-order benefit li hai lo stesso. Vediamo in questi pacchetti. Questa cosa qua della bustina del packaging mi è piaciuta tantissimo. Vediamo, abbiamo il CD, vediamo com'è. Guardate, all'interno ci sono scritti anche i loro nomi. Non so perché, ma mi dà delle vibes molto anni 90. Partiamo da questo. Credo siano gli adesivi e mi sa che saranno uguali per tutti e due. Ok, sì. No, c'è il bollino da rompere, raga, no! Si romperà palese. Oh, 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 oh! Oh! Al first try, raga. Allora, abbiamo il loro logo, Youth in the Shade. Zero Base One scritto per esteso e questo con tutti i nomi dei vari membri. Si possono staccare, se vedete sono singoli. Adesivi molto adatti a chi ha diari o quaderni che decora con varie cose o magari per un binder. Qui abbiamo questi due che non ho idea di cosa siano e non so se saranno uguali. Vediamo un po'. No! Kevin. E questo è il retro. Come potete vedere non è solo una postcard, è una postcard che può stare in piedi. Tadan, guardatelo, patatino! E qui invece abbiamo Tere. Stessa cosa vale per lui. E vedete, c'è evidenziato il nome del membro di cui ha la postcard. Carini! Vediamo un po' cosa sono. Ok, sono tipo sottobicchieri disegnati da loro. Questo di chi dovrebbe essere? Ok, questo è di Eugene. Vedete, c'è scritto qui. E questo secondo me è o Matthew o Ricky. Invece è Tere, guardate. Raga, Tere sta cercando di addentrarsi in questo pool. Andiamo invece qua. Oh! Abbiamo Jiung. Come vedete è trasparente, ma abbiamo questo porta specie di photocard che mette in evidenza tutto. E vediamo chi è l'altro membro. Oh, 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 oh! Abbiamo Hao! Che bello! Vediamo la photocard, solo una photocard. Questa è molto molto triste in realtà, perché io sono così contenta, ma in realtà sto unboxando due album in questo momento. Vediamo nella prima chi c'è. Tecnicamente qua c'è l'autografo, ma non conosco i loro autografi. Ok, abbiamo Hao che ci fa il cuoricino nella guancina. Ancora! Ancora Hao! Raga! Ok, cioè va bene, va bene. Io ho detto che sta diventando tra i miei membri preferiti e credo che lui abbia sentito molto questa cosa, quindi ha detto: senti, come sto diventando? Ancora non sono? E quindi si è voluto imporre così. Questo è tutto quello che trovate in Youth in the Shade versione Youth. Questo è quello che ho trovato io avendone due. Adesso vi faccio vedere cosa c'è nella versione Shade. Ok, allora intanto vi dico che sembra già molto meno pieno. Ma anche una... Oddio, cos'è successo? A differenza dell'altro che era stralucido, questo invece ha la copertina ruvida. E anche questo comunque ha una magia. Guardate, è fosforescente. E questo invece ha questa cosina che si può togliere. Vedete? Ok, qui il concept è decisamente più fresco. Oh! E la pagina in mezzo in realtà è colorata, non trasparente. Che bello! Wow! Quindi anche questa è con i fiori. Sì, bellissimo. Mi sa che preferisco questa versione. Va qua. Bellissima questa transizione qua. Patatino! Ok, eccolo qua. Sì, questa è molto più bella con queste... Non lo so, questa mi piace di più. Fatemi sapere voi quale preferite tra le due versioni, se una delle due vi è piaciuta nettamente di più, come probabilmente nel mio caso. Mamma mia. Mi fa stranissimo vedere Kevin con le lenti chiare. Va qua, che bella. Questa versione sembrano decisamente giovani. Oh, ecco qua l'ultima. E poi alla fine abbiamo un recap con le foto di tutti i membri. Un po' come c'era stato in quell'altra... Però, a differenza della versione Youth, è diverso in questo album anche come sono distribuite le foto dei vari membri. Come vedete, anche la bustina è diversa. Questa era lucida, questa è opaca. E anche il poster è diverso. Non è lucido, ma è opaco. Vediamo un po'. Oh! E ricorda un po' una Polaroid, se vedete. Guardate qua.
Iniziamo dal CD. Eccolo qua. Oh, questi fiori dentro. Bellissimo. Raga, questa versione sta facendo di tutto per essere la mia preferita. Poi anche qui abbiamo gli adesivi. Sono stata brava anche stavolta. Concettualmente sono molto simili agli altri. Abbiamo qua la lista dei nomi dei vari membri, quello col logo del gruppo, ancora il logo del gruppo, solo che è il suo negativo. Youth in the Shade scritto in grigio. E vediamo adesso questo di chi sarà. Oh! Bellissimo, bellissimo, raga, che bello! Kao si sta imponendo veramente in maniera prepotente. E guardate. Abbiamo Hanbin. Ecco, in questo caso bella come idea, però non è venuta tanto bene perché non si vede tanto. Eccola qua. Qua si vede decisamente meglio. In questo caso aveva più senso la cosa fatta così. Ragazzi, ci manca Ricky, ci manca Matthew. Ok, vediamo questo. Matthew. Oh, l'ho appena chiamato, però non c'è il suo faccino. Oh, ho chiamato anche lui. Perché anche se non conosco gli autografi, questo è abbastanza riconoscibile. Che bello, sono veramente contenta. Però le photocard sono poche, 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 poche. Meno male, ma meno male che ho quelle del Lucky Draw. E uno l'avevate già visto perché l'avevo lasciato in sfondo. Eccolo qui. Ricky che fa Loran He. Chi ci sarà? Oh, patatino! Matthew. E vediamo l'ultima. Eccolo qua, Hanbin. Quanto è pucciosino qui. Potevo scegliere tra vari eventi Lucky Draw, ho scelto questo, che se non sbaglio era quello di Soundwave, perché facevano Loran He e mi facevano veramente tenerezza. Questo è tutto quello che trovate in Youth in the Shade, versione Shade, mentre invece questo è tutto quello che ho trovato in questi tre album. Devo dire di essere veramente fortunata perché non ho trovato nemmeno un doppione. Mi dispiace per la persona a cui regalerò l'album, perché se avessi trovato un doppione sarebbe andato automaticamente a lei, però oh, si vede che è il karma, il mio voler fare una buona azione mi ha ripagata in qualche modo. Fatemi sapere quanti di voi hanno preso questo album, quante zerose ci sono tra di voi, chi è il vostro bias, che versione tra l'altro avete preso dell'album, se sapevate dei segreti di questo album, sia del calore che della fosforescenza, e se c'è qualcosa che mi invidiate in questo pool o qualcosa che pensate che potrei invidiarvi io nei vostri pool. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!